Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video sul canale YouTube di Wiglove. Io sono Arianna e faccio parte dello staff di Wiglove e come Cinzia ho l'alopecia universale. Oggi faremo un focus su questa bellissima parrucca che sto indossando, si chiama Eye Page di Gisela Mayer. Faremo un focus sulle sue caratteristiche, sulla sua costruzione, sul suo colore e vedremo insieme per quali persone potrebbe essere indicata, a quali persone potremmo consigliarla. Partiamo subito col dire che Eye Page è un taglio classicissimo che ritroviamo in tantissimi brand, che va tantissimo di moda, soprattutto negli ultimi anni, il long bob, ovvero quella via di mezzo tra taglio medio e caschetto. In questa versione troviamo questo caschetto con solamente la riga a sinistra, che non si può spostare, quindi se siete amanti della riga laterale può fare per voi, se invece amate spostare la riga oppure tenerla al centro, possono essere indicati altri modelli sul genere. Eye Page è un caschetto in fibra sintetica termoresistente, arriva con questa piega liscissima che voi potrete eventualmente modificare se amate di più le beach waves, le onde, i boccoli. Potrete farlo utilizzando piastra o phon a capello bagnato. Piccolo appunto, tutte le parrucche in fibra sintetica termoresistente devono essere assolutamente messe in piega a capello bagnato. Vi lascio qui sopra il video di Cinzia in cui vi spiega come prendervi cura e come fare lo styling nel miglior modo possibile alle parrucche termoresistenti. Possiamo vedere che questo caschetto ha un taglio abbastanza pari, ha un volume molto basso, quindi è un caschetto ideale per quelle persone che non amano troppo la parrucca piena, che ricercano leggerezza. Non troviamo nemmeno del permatease sulla parte superiore della calotta, quindi diciamo che è una parrucca ideale per chi magari prima di indossare una parrucca non aveva tantissimi capelli, non vuole stravolgere il proprio look. Troviamo un lace front sul davanti che si estende da tempia a tempia. Questo farà sì che voi possiate portarvi i capelli all'indietro, tenerli pinzati, utilizzare qualche accessorio, dei cerchiettini, mantenendo comunque un'attaccatura iper naturale. Ovviamente il lace front che si ferma alle tempie vi darà sì la possibilità di spostarvi i capelli all'indietro, facendo sempre attenzione a non scostare troppo dal viso questa parte qua fino alla basetta, perché qui troviamo appunto la costruzione che si intravedrebbe, quindi assolutamente sì, potete fare un pochino di raccolti e lasciare la fronte scoperta. Mi raccomando, sempre lasciate qualche capellino giù oppure ve li tagliate andando a ricreare un pochino la basetta, ma lasciate questa zona del viso abbastanza coperta dal capello. Troviamo dei nodi che sono abbastanza sottili, non sono fittissimi. Questo è il colore Bernstein Balayage. Eventualmente nelle parrucche un po' più scurette i nodi potrebbero essere leggermente più visibili, si possono andare a sistemare andando a picchiettare cipria e fondotinta proprio in corrispondenza dei buchini, dei nodini che vediamo sul pizzo. Il retro fatto a macchina farà sì che voi possiate indossare questo modello anche nelle stagioni più calde, dal momento che le weft aperte sul retro faranno respirare maggiormente la vostra pelle, non vi faranno sudare tantissimo. Come taglia, questa parrucca e un po' in generale tutte le parrucche della collezione High di Gisela Mayer hanno una vestibilità media. Io ho una circonferenza di 52,5 cm, sento che c'è un po' di spazio, ma comunque la calotta sul retro è ben distesa sulla mia testa. Vi lascio sempre qui sopra il video su come misurarvi la circonferenza per capire se in base alla vostra taglia questa parrucca vi può vestire bene. Come taglio a me sfiora le spalle, come lunghezza a me sfiora le spalle, è sicuramente una lunghezza portabile anche da chi è alla ricerca della prima parrucca e vuole avere la possibilità di personalizzare il proprio taglio a piacere con phon e piastra. E sicuramente
una lunghezza del genere può essere portata anche in inverno, dove si iniziano a usare colli alti, sciarpe. È bene sempre ricordare che le parrucche sintetiche termoresistenti sono leggermente più delicate del sintetico tradizionale, tenderanno a scaricare l'elettricità in una maniera un po' peggiore, quindi tenderanno a fare dei nodini. Queste piccole cose vanno aggiustate assolutamente con la passata di piastra a capello umido. Fatelo, mi raccomando, perché è super importante. Come taglio direi che è, insomma, portabile un pochino da tutti. Nel quotidiano voi potete tranquillamente portarvi i capelli dietro le orecchie, hanno la lunghezza giusta, insomma, molto personalizzabile, carino da giocarci e soprattutto disponibile in tantissimi colori, quindi anche quelli un po' più alla moda. In questo caso noi stiamo vedendo il Bernstein Balayage. Vado a ricercarmi il codice 10 16 27 più 10. Vediamo che la base è una via di mezzo tra il castano chiaro e il biondo scuro, ha un bello stacco e poi diciamo che le lunghezze vanno a sfumarsi in questo biondo medio doratino. È un colore secondo me tendente al dorato, tendente abbastanza al caldino, tra il neutro e il caldo. È un colore fatto davvero molto bene. Vediamo comunque che c'è un bello stacco, quindi il balayage si nota. Vediamola subito all'interno, poi vi faccio un giro a 360. Ecco qui, qui noi abbiamo il nostro lace front, non è profondissimo, e il nostro monofilamento, ovvero la nostra riga in pizzo. Sul pizzo i capelli sono cuciti uno a uno, quindi hanno un movimento davvero iper naturale. Anche la riga non è profondissima. Abbiamo le basette ricoperte in vellutino con animetta in metallo pieghevole al loro interno. Queste basette potete piegarle per avere un po' più di aderenza. Importante farlo perché veramente vi aiuta a sentire la parrucca ben salda. Nella zona della nuca troviamo gli straps per regolare la taglia, che appunto abbiamo detto per questa parrucca è media, ma può vestire anche circonferenze un po' più piccine. E la nostra costruzione sul retro aperta. Diciamo che questo colore è perfetto se amate le vie di mezzo tra il biondo scuro e il castano chiaro, se siete sempre state abituate a portare un castano ma volete cambiare, il Bernstein Balayage può essere una tonalità giusta per la transizione al biondo, e viceversa se avete sempre portato biondi ma volete appena appena scurire la vostra chioma, può essere una buona soluzione. I colori balayage adesso sono iper diffusi, li fanno tantissime compagnie, sono dei colori appunto alla moda, le sfumature, le mescioline rendono la parrucca molto naturale, il colore della parrucca è tridimensionale, non scontato, insomma adesso si stanno evolvendo per fare sempre più colori modaioli. Possiamo vedere come le fibre sintetiche termoresistenti risultino leggermente più opache delle fibre in sintetico tradizionale. Questo fa sì che ci sia meno la sensazione di lucidità. Sono delle fibre che anche al tatto sono leggermente più morbide e somigliano molto molto al capello naturale. Mi raccomando ragazzi, mettetele in piega a capello umido. Eye Page sicuramente è consigliata a quelle persone che ricercano una calotta semplice da maneggiare, perché comunque gli inserti in pizzo non sono tantissimi, perfetta anche per chi non ama, non vuole strafare col tulle, è perfetta ovviamente per chi ama la riga a sinistra e per chi ricerca insomma un taglio poco impegnativo, classico, che stia bene su tantissime forme di viso. Eye Page è indicata anche per chi ama gli effetti balayage, perché è disponibile in molti colori balayage, portabile appunto un po' in tutte le stagioni. Se avete una circonferenza ML è meglio che insomma andiamo appunto a vedere altri modelli, però se avete una circonferenza piccolina o nella media è sicuramente una parrucca buona che potrete valutare. Ha un ottimo rapporto qualità prezzo, quindi se cercate una parrucca che vi dia il massimo della naturalezza, però anche stando attenti a risparmiare un pochino, la collezione Eye in generale di Gisela Meyer potrebbe fare per voi. Vi faccio un giro per farvi vedere come mi cade anche dietro sulle spalle. Secondo me è un taglio super di tendenza.
giovane, però comunque portabile, insomma, a tutte le età. Un taglio classico, ecco, che sta bene veramente a tutti. Trovate questa parrucca e tantissime altre parrucche sul nostro sito www.wiglove.com. Se avete bisogno di porci domande, se avete voglia di avere più informazioni su dei modelli, parrucche, topper, infoltitori, prodotti, scriveteci pure nella chat. Per qualsiasi cosa noi ci siamo, se avete bisogno di una manina in più, volete essere maggiormente guidati nella scelta della vostra parrucca preferita, possiamo anche prenotare una videoconsulenza gratuita. Per qualsiasi cosa noi ci siamo, mi raccomando, iscrivetevi alla newsletter di Wiglove. Basta un clic per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del nostro sito, che è in perenne trasformazione, sconti, promozioni, insomma di tutto. Se volete essere sempre aggiornati per primi, iscrivetevi alla newsletter. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, fatemi sapere se avete provato iPage, se la proverete, se vi piace, se non vi piace, qualsiasi cosa io vi aspetto nei commenti. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, grazie mille!